Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione, siamo contenti, siamo abbastanza numerosi e ci scusiamo per il ritardo, ma i nostri relatori sono stati impegnati a Lecce in un altro corso di formazione per docenti. Un saluto da parte del presidio di Libera, Renata Fonte. Per chi non conoscesse questa realtà, abbiamo verificato, ce li ritroviamo nel DNA. Quindi, e questo è naturalmente per una convivenza democratica, quello che è importante è la valorizzazione delle differenze. Vanno valorizzate la diversità in ogni senso, in senso lato, e in questo caso anche la diversità di razza. Benvenuto appunto ai nostri relatori Angelo e Grazia, che sono del gruppo Abele di Torino e impegnati con Libera Scuola Nazionale, e girano un po' tutte le scuole d'Italia, quindi possono dirci la loro esperienza a riguardo. E gli altri invece, sia il vice sindaco l'assessore Parangone, che tra l'altro sostituisce il sindaco impegnato nell'altro convegno che si teneva questa sera, e l'assessore Vincenzo Renna, l'assessore all'immigrazione, nonché il sindacalista Salvatore Vangelio, ci diranno un po' come la nostra città, la città di Nardò, ha reagito di fronte a questo fenomeno che ci ha interessati un po' in questi anni, come si è ha trovato insomma il modo di creare un centro amici, già il nome lo dice, quindi un centro di accoglienza per questi nostri, possiamo dire per questi cittadini del mondo, e se siamo cristiani possiamo dire per questi nostri fratelli. E quindi diciamo che la città di Nardò ha dato il suo contributo, apprezzato sia a livello regionale e credo anche a livello nazionale. Oggi il saluto del sindaco, poi ai nostri relatori. Buonasera a tutti. Un grazie sentito al responsabile del presidio di Libera, il presidio responsabile cittadina del presidio di Libera, la professoressa Clara Di Prato, per insieme agli altri amici di Libera organizzato questo interessante incontro. Un saluto agli amici relatori che mi succederanno negli interventi. Io questa sera sono molto felice perché ho nel ricordo i primi incontri, non dico timidi, però tra poche persone che la professoressa Clara Di Prato, tra pochi intimi e tra pochi anche ragazzi, giovani, qualche anno fa si sono incontrati per iniziare un percorso, anche forse con qualche titubanza, nella nostra città, per un percorso di legalità, di integrazione e di vivibilità. Io credo che oggi possiamo dire con entusiasmo e ovviamente con questa conferma della vostra presenza che quella piccola cantina di qualche anno fa ha attecchito molto bene, ha già le foglie, il sangue che circola e sicuramente sta cominciando a dare i suoi frutti, e questo è veramente un grande successo che ci riempie di orgoglio ed è molto importante per la nostra città. Grazie a tutti, anzi prima delle grazie, scusatene, ma in questo territorio ci coinvolgono decisamente, ci coinvolgono molto, specialmente i nostri colleghi, ma non solo i nostri colleghi, questo territorio è tutto, perché un anno fa eravamo qua, ho scoperto in un comune vicino a Leverano,
che è proprio confine con Nardò. E quindi ci sentiamo un po' tra amici. Difatti noi quando abbiamo accettato di venire qua è perché ci ha detto è una conversazione, no Presidente? È una conversazione, abbiamo detto vabbè, parliamo uno, adesso ci troviamo tutta questa gente, adesso non so poi se ancora saremo accolti così, ma io credo che davvero dalle parole del Vice Sindaco si traspare questa voglia di informarsi, questa voglia di comunicare, questa voglia di sentire. E sentire, noi potremo leggere questa sera tutto questo bel libro che è il bilancio sociale del Gruppo Vere, che il Gruppo Vere è una delle associazioni che di cui fa parte Libera, il Gruppo Vere fa parte di Libera, siamo sottoordinati rispetto a Libera. E comunque comincio a leggerlo, non è un pezzo, proprio per andare alla sostanza, perché qua poi bisogna anche dibattere un po', non so come vi siete organizzati. Allora, Gruppo Vere. Dall'inizio degli anni 70, il Gruppo Vere incontra e accoglie le persone per rispondere ai loro bisogni. Bisogni e difficoltà dovuti ai motivi più diversi, ma soprattutto a situazioni di tossicodipendenza, alcolismo, povertà, disagio mentale, AIDS. Cose così come la fragilità legata all'immigrazione, alla tratta, allo sfruttamento della prostituzione, alla riduzione in schiavitù. Tutti i temi già accennati. Allora, se voi volete, ne lasciamo una copia qua, ma se volete ve lo leggete, proprio se volete entrare nel dettaglio. Io credo che però entrare nel dettaglio rischia di essere un po' un approfondimento, seppur valido, che però non risponde un po' alle indicazioni che ci venivano da questa serata, che è centrata sulla questione della diversità. Allora io cercherò di fare un po' due o tre riflessioni sulla diversità e poi Grazia entrerà poi in specifico su uno di questi temi. Perché? Perché io conosco il Gruppo Vere da 40 anni, ero ragazzino quando i primi ragazzi del Gruppo Vere piantavano le tende davanti alla stazione di Torino e mi ha sempre incuriosito questo gruppo, che andava oltre quello che poteva essere la vita normale, la vita media di una città di provincia in campagna, quindi con neanche grandi possibilità. Ed era quella che mi incuriosiva di più, era questa questione dell'essere attenti alle diversità. Non dobbiamo discutere poi quali sono gli interventi che si fanno, no? Le politiche, il sociale, eccetera. Ma era la curiosità che ci prendeva per questi ragazzi, per questo progetto del Gruppo Vere, che così era curioso della diversità. La diversità io credo che sia ascolto intelligente, non voglio dire che il dibattito sulla diversità non è intelligente, però a certi livelli. Allora, la diversità è ascolto, ma la diversità è lo stimolo. Chi è che ha paura della diversità? Ha paura della diversità chi non si interroga, chi ha paura di interrogarsi, non chi è aperto, non chi ha una posizione che va a confrontarsi con tutti. Io credo che sia un grande aspetto della nostra, cioè, quando lui parlava prima della realtà locale, è uno stimolo, la diversità è uno stimolo, no? Quindi non è una chiusura. La diversità è un diritto, la diversità. Ma pensate se ci fossero solo i diritti per quelli che vivono in certe condizioni economiche, o per quelli che hanno solo un certo livello di cultura, o per quelli che hanno soltanto un conto economico in banca particolare. Meno male che c'è la diversità, perché anche qui è un diritto di tutti. È un diritto. Non parliamo della Costituzione, che penso che ci siano persone più importanti di noi che possono esprimere questo. La diversità è sostanza, la diversità è un certo tipo di lavoro sul territorio, è un certo tipo di attività, è un certo tipo di concetti sociali. Pensiamo all'idea di famiglia, pensiamo all'idea di famiglia che si è evoluta anche nella nostra nazione negli ultimi 150 anni. Pensate non solo alla differenza la differenza rispetto ad esempio all'idea di famiglia che c'è nel sud e nel nord, ma pensate al nord, il concetto che c'era tra campagna e città, due cose totalmente differenti, tra classi sociali minori e tra classi sociali benestanti. Quindi è anche sostanza, è capire questa sostanza,
essere attenti, curiosi di questa sostanza. La diversità è testimonianza, e testimonianza come a Mardot, ma anche come in Calabria, come in Piemonte, ma anche come testimonianza, io l'ho vista l'altra noi l'abbiamo vista l'altra settimana in Africa, in un popolo che era con un popolo che vive nelle tende perché è scacciato da un altro popolo, e c'è una testimonianza di vita. A me è servito l'aspetto più essenziale della vita di questi di queste persone che abbiamo incontrato, e che nella nostra società basata su un certo consumismo esasperato ci serve a noi per andare un po' al sodo, all'essenziale di quelli che sono i nostri valori importanti di riferimento. La diversità è cultura, se no ci sarebbe solo una cultura. Com'è possibile che ci siano tante culture nel mondo? Com'è possibile che queste culture devono farsi la guerra? Ma io dubito un po' di quando mi dicono che le culture devono farsi la guerra. Ma perché? Ma perché non possiamo prendere anche le altre culture? Quindi è un aspetto culturale fortissimo, impegnativo. I popoli si sono sempre evoluti con culture superiori, quindi è sempre importante. La diversità è lavoro, come è già stato citato benissimo. La diversità è rete. Io mi metto in rete, cresco, conosco più gente e sono è come quando appoggio solo su un punto, è più in disequilibrio, ma se appoggio su tanti punti sono più in equilibrio. Anche a livello umano, a livello psicologico, se io ho tanti amici in giro, in Italia, ma anche nel mondo, lo semplifico anche perché siamo di fronte anche dei ragazzi, se ho più basi d'appoggio, la diversità e ricchezza, sono più garantito, sono più sereno, ho più spazi. Non vale con la propria moglie, perché scusate, ma non esageriamo.